Qui con me ci sono Francesco Placci e Emilio Tomasini. Buongiorno Francesco, buongiorno Emilio. Buongiorno a tutti e bentrovati. Buongiorno A tutti. Andiamo dritti al punto invece, al contenuto del webinar. E praticamente all'interno del sito diventarequant.pro troverete tutte le informazioni relative al nostro percorso formativo. Ora chiaramente oggi l'idea è quella non solo di portare alla conoscenza dei partecipanti quelli che sono i contenuti e le modalità di fruizione del corso, ma di lasciarvi anche qualcosa a livello formativo proprio. Quindi l'invito è quello di recarsi sul sito diventarequant.pro, dal quale poi potete chiedere anche il programma dettagliato, che verrà inviato tutto il materiale, però all'interno di questo sito trovate tutte le prime lezioni del corso. E le prime lezioni che sono state pubbliche, sono state anche pubblicate all'interno qui del sito, della pagina, e praticamente vi aiuteranno ad approcciarvi a quello che è il trading sistematico, quantitativo e anche automatico. Ora, il corso ha cambiato un po' modalità, ma magari ve lo spiego un po' più tardi. Ora vorrei che Francesco Placci, che è un docente del corso, che vi ricordo che il nostro percorso formativo è curato dal dottor Tomasini, che è anche qui presente oggi, e i docenti siamo proprio io e Francesco. Buongiorno a Francesco, tutti. buongiorno Francesco, ha fatto un percorso che lo ha portato ad utilizzare i trading system e ad ottenere dei risultati, ora indipendentemente se siano buoni o cattivi, adesso ce lo dirà lui, però lo ha portato ad automatizzare l'esecuzione degli ordini e dei sistemi che è andato poi a scegliere, a selezionare, attraverso un percorso di formazione a cui è giunto adesso, è arrivato adesso ad un certo punto. Vorrei che ci parlasse un po', Francesco, della sua esperienza, di come ha iniziato e di come è arrivato adesso ad avere un'infrastruttura, è arrivato ad avere adesso tutto quello che Certo. è Ma il allora, programma di trading. partendo dall'inizio, allora io sono un trader privato, quindi mi occupo di trading per, diciamo così, a titolo personale, quindi ho sempre fatto trader privato e mi piacerebbe tanto, e sto lavorando per questo, che diventasse magari la mia professione definitiva. E ho iniziato oramai 10 anni fa. E un po' come tutti, come trader discrezionale, quindi soprattutto mercato azionario. E ho provato a investire, non conoscendo inizialmente l'analisi tecnica o conoscendola abbastanza superficialmente, sulla base anche di quello che potevano essere notizie, aspettative che si leggono sulle notizie, insomma, di tipo finanziario, quindi non so, su Radio Core piuttosto che sui giornali, eccetera. E niente, ovviamente come quasi tutti all'inizio ho perso dei soldi perché è inutile girarci attorno, ma l'aspetto emotivo del trading, soprattutto per un neofita, può essere devastante perché fare la cosa giusta il più delle volte è assolutamente innaturale. Il detto lasciar correre i profitti e tagliare le perdite lo conosciamo tutti, ma alla fine quando, diciamo, si inizia a fare trading, l'aspetto emotivo, l'impatto emotivo del trading ti porta solitamente a fare l'esatto opposto. Senza poi avere dei setup precisi di ingresso e di uscita, voi capite che si spiega subito perché il 90% dei trader perde soldi in borsa. Quindi, avendo la passione, ho deciso di studiare, mi sono messo a leggere libri di analisi tecnica principalmente, più che di analisi fondamentale, e studiare i grafici. Però qua è sorto un altro problema, il problema è che c'è veramente
un eccesso di letteratura sull'argomento, un eccesso di informazione che anziché chiarificare le idee, più delle volte le confonde. Quindi che fare? Ho deciso di provare a testare le idee che leggevo nei libri attraverso delle piattaforme che consentono oggi di verificare in pochi passaggi se questa idea che abbiamo letto funziona oppure no, oppure se un'idea che era venuta a me magari funzionava. E di lì l'acquisto delle piattaforme, prime piattaforme di backtest, attualmente quella che io uso con notevole soddisfazione è MultiChart, perché abbina, diciamo, una discreta semplicità di linguaggio di programmazione, ha una velocità anche nell'effettuazione dei backtest. E quindi ho iniziato a lavorare in questa maniera. Dico, prima di tradare qualsiasi cosa, voglio verificarne sostanzialmente l'efficacia. A un certo punto ho iniziato a fare magari anche le prime prove, i primi sistemi, poi ho visto questo corso, che allora non si chiamava ancora Diventare Quant, ma sostanzialmente è lo stesso corso che proponiamo adesso, e ho deciso assieme a un amico di iscrivermi. Pur conoscendo comunque già, anche se superficialmente, il linguaggio di programmazione, facendo già trading da tempo. Devo dire che questa partecipazione al corso mi ha dato una notevole fiducia, nella possibilità di fare trading in maniera profittevole attraverso il trading di tipo, chiamiamolo, algoritmico. Perché? Perché il fatto di rendersi conto che altri traders facevano questo tipo di attività, di avere comunque degli insegnanti che ti guidano, che ti instradano sulla strada giusta, mi ha dato quella confidenza necessaria per poter automatizzare le strategie e metterle effettivamente a mercato. Ricordo con un certo sorriso quando per la prima volta ho deciso di automatizzare una strategia, mi sono preso un giorno di ferie dal lavoro perché chiaramente, insomma, per un neofita immaginarsi un computer che compra e vende da solo sul mercato, capite voi che, insomma, non è un passaggio così semplice. Quindi in questo senso intendo dire che le conoscenze apprese nel corso e anche il confronto con altre persone mi ha dato la possibilità di applicare, no, questo tipo di metodologia. Dopodiché, essendo sempre molto forte la passione per il trading, ho continuato ad approfondire lo studio e tuttora adesso il 90% dei libri che leggo sono libri relativi al trading. Continuo a testare, diciamo, sempre strategie nuove, sono sempre alla ricerca di strategie nuove, anche perché ritengo che una componente molto importante tra le varie che ci sono per essere un trader di successo comunque sia sicuramente la diversificazione, quindi non affidarsi magari a un'unica metodologia, tradare un unico sottostante, ma cercare di abbinare all'interno di un portafoglio dei sistemi con logiche differenti, lavorare su mercati diversi, su time frame diversi, ed è per questo che un aspetto sicuramente che ritengo fondamentale per un trader di successo è un po' anche la curiosità intellettuale, no? La voglia di sperimentare, la voglia di sporcarsi le mani. Attualmente faccio trading sul Forex, su 5-6 valute differenti, sui futures, principalmente azionari, che probabilmente sono ad oggi, diciamo, il nucleo fondamentale del mio portafoglio di sistemi, e su qualche ETF, sul VIX e sui suoi derivati, e infine anche sulle opzioni, che sono chiaramente uno strumento che non si presta, diciamo così, anche per la sua complessità, a essere automatizzato, almeno con gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, ma che anche questo può, diciamo, essere tradato con logiche di tipo meccanico, avendo quindi precisi setup di ingresso, precisi setup d'uscita, avendo fatto dei backtest sulle strategie in opzioni che consentono quindi di avere una certa confidenza nella solidità della strategia che andiamo ad applicare. E quindi questi sono un pochino, diciamo, i sistemi saranno circa una ventina e girano su sottostanti differenti.
L'unico magari mercato che ancora manca, che non è ancora attivamente tradato, è quello delle commodities. Ho già sviluppato anche qui alcuni sistemi che attualmente sono in fase di testi e sicuramente verranno implementati nel futuro prossimo. Ecco. Questo un po' è il panorama, diciamo, della mia storia, della mia storia di trading. Volevo mostrare anche qualche cosa di abbastanza recente. Questo è il report del sistema. Qui ci fermiamo intorno a giugno di quest'anno, prima del grosso, chiedo scusa, non so se mi vedete, prima del grosso crollo di mercato che c'è stato questo giugno. Queste sono le performance di trading per un risultato cumulativo del 353%. Non riesco a mostrarvi, diciamo, il report complessivo fino ad oggi, perché purtroppo Interactive, questo è il portfolio analyst di Interactive, non consente più di fare uno storico dall'inizio, perché forse perché si è raggiunto un numero eccessivo di anni. Sicuramente, ve lo dico a voce, le performance sono anche calate in questo periodo, perché non dimentichiamo che i sistemi non sono infallibili, no? Se sono in sincrono, diciamo, col mercato, guadagnano. Ci sono certi momenti di mercato, come potete vedere anche questo qui sul grafico, che è andato da febbraio 2013 a agosto più o meno 2013, dove sostanzialmente c'è stato un drawdown anche abbastanza lungo. Quindi i trading system non sono infallibili, crashano anche. Mi è già capitato di vedere i sistemi crashare, e per questo che dico, avere un grosso numero di sistemi aiuta molto, perché se mi affido soltanto a uno e questo crash è un problema. Avendo un portafoglio. Gestire, Francesco, ho una Sì. domanda. Gestire un numero di sistemi così ampio, comunque meglio, no? Ampio no, però meglio, una ventina di sistemi comunque insomma, non sono pochi. È complicato, è qualcosa che si può fare, cioè, come lo vedi il fatto di dover gestire una ventina di sistemi in un periodo in cui anche danno dei risultati che magari non sono il meglio? Sì, allora, non è che sia particolarmente complicato, diciamo, il grosso del mio tempo viene speso nella ricerca delle strategie. Una volta che si è automatizzato il tutto, quello che bisogna fare è semplicemente tenere monitorato il server dove faccio andare le mie strategie e periodicamente nella giornata collegarsi. Io di solito utilizzo il mio smartphone, perché fino a poco fa, diciamo, avevo un secondo lavoro, cioè un primo lavoro ovviamente, e quindi l'unico mezzo che avevo per verificare l'andamento del server era quello di collegarsi con lo smartphone e vedere che tutto fosse in regola, i mercati fossero, le posizioni fossero allineate con le strategie. Quindi collegandosi 5-6 volte al giorno riuscivo tranquillamente a tenere sott'occhio tutto. Ecco, È 5-6 chiaro. volte al giorno, quindi, per Sì, dare ma una propria parliamo idea. di un'occhiata da 30 secondi, un minuto al massimo, quindi giusto vedere che tutto fosse regolare. Poi c'è la possibilità di farsi inviare anche mail all'apertura e chiusura di trade, quindi insomma è abbastanza facile da tenere monitorato anche da remoto il server. È chiaro che più aumentano il numero di strategie, più questo controllo deve essere, diciamo così, ripetuto e costante nel tempo, ecco. Ci sarà anche un livello di confidenza che si raggiunge con il tempo. Certo, se ricordate, prima dicevo che quando ho automatizzato per la prima volta una strategia, ho preso un giorno di ferie. Quindi è chiaro che è un processo che è graduale, non si può partire con 20 sistemi. E questo conto a tutti gli effetti rispecchia questo processo. Sono partito con uno, poi ne ho aggiunto un secondo, e via dicendo, fino ad arrivare al numero di sistemi che sono in piedi oggi. Come vi dicevo, comunque il trading sistematico dà sicuramente innumerevoli vantaggi, perché pensate a un trader discrezionale che deve seguire 5 mercati Forex, 4-5 indici azionari, il Bund o altri indici, diciamo,
titoli di debito, altri feature su titoli di debito, la volatilità, secondo me a fine giornata uno è cotto, almeno io personalmente non riuscirei a seguire manualmente un così grosso numero di posizioni, mentre invece attraverso queste metodologie è relativamente semplice, anzi il bello forse proprio del trading sistematico, innanzitutto mi toglie un sacco di stress e di emotività nella gestione delle posizioni e mi lascia il tempo libero per studiare e per trovare nuove tecniche di trading da eventualmente affiancare in un futuro. Una domanda proprio diretta su quello che è successo. Sì. Hai avuto ansia nel periodo, qui c'è proprio anche la data, il 24 agosto, comunque i giorni in cui la borsa crollava, insomma, andava molto al ribasso. Assolutamente sì, lo ammetto. No, beh, è normale. È normale che ci sia ansia, che ci sia della tensione quando le cose non vanno bene. Io dico per fortuna che mi sono affidato a dei sistemi, perché parlando per me personalmente, io sono una persona comunque emotiva, non sono una persona fredda calcolatrice, quindi il pensare di dover gestire manualmente tutta una serie di difficoltà e di incertezze come si sono verificate il 24 agosto, onestamente l'avrei vissuta peggio di come l'ho vissuta, diciamo così, attraverso il trading sistematico. E comunque ribadisco, la grossa difficoltà nel fare trading sistematico è quello di avere la confidenza nei sistemi, perché alla prima difficoltà, alla prima, diciamo così, ai primi momenti negativi, l'impulso è quello di staccare il sistema. Il sistema deve essere staccato se cresce, se vediamo che si discosta dalla sua performance storica, però la difficoltà è quella di essere, diciamo così, essere confidenti nella strategia che si mette in piedi, rispettarla, portarla avanti anche nei momenti difficili, e non è poi facilissimo questo. Questo lo vediamo, scusa se ti interrompo, ma questo lo vediamo molto anche con i partecipanti, i discenti del corso, di fatto, che mi confessano di aver staccato il sistema magari in anticipo, mi confessano di aver, l'ho sentita spesso questa, riconosco e vedo che c'è, è difficile essere sistematici, però è poi la chiave forse del successo proprio quello. Sì, ecco, i sistemi a mio parere devono essere staccati se si discostano da quello che sono il loro comportamento storico tenuto nel passato, quindi se vediamo che c'è qualche cosa che non è più in linea con quello che ci aspettiamo, perché il mercato può cambiare, può comportarsi in maniera diversa, è successo anche di recente, devo dire che di recente ho visto dei cambiamenti sui mercati, soprattutto sui mercati americani. Molto, molto semplicemente la fase overnight, dove negli ultimi anni, 5-6 anni, forse anche di più, si sono accumulati grossi profitti, ultimamente invece ha accumulato grosse perdite. E chiaramente se io prendo posizione in chiusura di mercato, perché questa strategia ha pagato negli ultimi anni e adesso il mercato cambia, devo essere, diciamo così, attento e cercare di adeguare magari il mio comportamento e i miei sistemi al cambiamento del mercato. È stato un periodo difficile, assolutamente. La mia fortuna è che comunque rimango positivo da inizio anno, adesso le performance sono calate, ma sono sempre almeno circa un più 25% da inizio anno. Però posso garantire che anche perdere parte dei guadagni è doloroso. Quindi c'è sempre un aspetto emotivo nel trading, sicuramente. Il fatto di farlo in maniera sistematica ti consente di diversificare il portafoglio, di togliere stress e di avere anche del tempo libero, che a mio parere è un grosso valore. Magari da dedicare alla ricerca. Da dedicare alla ricerca o in parte alla ricerca, in parte alla famiglia, anche il benessere personale. Ah, beh, certo. Sì, sì, no, è comunque un grosso vantaggio, ecco, sicuramente.
Una domanda interessante. Cosa consigli? Consiglieresti a un trader che vuole automatizzare la sua operatività, vuole avere i trading system, di programmarseli da solo oppure di affittarli? Allora, secondo me, prima di riuscire a porre in essere un sistema, diciamo così, veramente efficace, è opportuna una fase, diciamo così, perlomeno di studio. Studio vuol dire anche prendo un sistema le cui logiche sono conosciute da parecchio tempo, che magari non funziona più benissimo sul mercato, ma cerco di capire quella che può essere la strada profittevole, ed è un percorso un pochino, diciamo, lungo, nel senso che prima di riuscire a sviluppare magari delle proprie strategie è necessario un po' di tempo, qualche annetto, poi a seconda delle persone il processo può essere più o meno veloce. È chiaro che se però voglio iniziare magari a fare subito trading di tipo sistematico, posso affidarmi anche ai sistemi di terzi. I sistemi di terzi hanno un grosso svantaggio, se vogliamo, per dirla proprio in maniera franca. Non avendoli fatti in prima persona, posso capire, posso avere delle descrizioni che mi dicono quali sono le logiche, ma inevitabilmente io mi fido più di un sistema che ho fatto in prima persona. È per questo che è fondamentale, quando si fa trading attraverso i sistemi di altri, avere perlomeno un performance report completo, che ci spiega quali sono le logiche, ci spiega quali sono le metriche del sistema, ci spiega il drawdown, ci spiega il numero di operazioni vincenti rispetto alle. Anche perché qua ci sono aspetti emotivi, no? Un buon sistema non è detto che sia un buon sistema per ciascuno di noi. Non è detto che un sistema di mirror averting che compra sui ribassi di borsa possa essere adatto a tutti. Quindi il mio consiglio è sicuramente l'aspetto dello studio e lo sviluppo dei sistemi propri è il punto di arrivo. Tuttavia, diciamo così, e poi non è detto che sia facile arrivarci, c'è anche questo aspetto. Tuttavia, nel caso in cui si vuole iniziare, magari affidarsi anche qualche sistema che ha un buon track record, che ha comunque fornito, che viene fornito con tutte le metriche del performance report, tutte le logiche sottostanti, può essere un modo per velocizzare il percorso. Ottimo. Stavo guardando che c'erano altre domande. Sì, no, c'è un utente che fa una considerazione, ma giusto la riporto perché sono d'accordo, nel senso che ci dice che se uno appunto conosce i difetti del proprio sistema o comunque più che i difetti, mi verrebbe da dire il comportamento del proprio sistema, probabilmente interrompendolo si fa peggio di lasciarlo andare, nel caso in cui il sistema non dia i risultati che ci si aspetta, cioè probabilmente, è poi quello che hai detto prima te Francesco, quando si va a staccare un sistema non lo si deve fare con fretta, probabilmente. E almeno io, se era questo che voleva dire l'utente, sono d'accordo, nel senso che non bisogna avere fretta di mettere le mani su qualcosa che si è già scelto, perché se lo abbiamo scelto con criterio, abbiamo fatto evidentemente tutte le valutazioni necessarie per selezionare quel sistema e inserirlo nel portafoglio. Andarlo a staccare al primo cenno di difficoltà è farsi muovere dalla fretta, secondo me. Io ho una domanda invece Assolutamente. per Francesco, che magari risponderà dopo la risposta che stava dando a questa domanda. Time frame, cosa consiglierebbe di scegliere per un neofita? Allora, per un neofita che diciamo vuole fare trading e parte, diciamo, sostanzialmente da zero, ci sono due aspetti. Allora, diciamo così, mi verrebbe da dire di fare trading su time frame un pochino più lunghi, tipo daily di swing trading, però chiaramente questo impatta sui drawdown. Mi spiego meglio. I sistemi intraday hanno un grosso vantaggio, che è quello di
e consentire drawdown limitati, perché sappiamo a fine giornata chiudiamo le posizioni, quindi non abbiamo rischio di gap overnight, le operazioni sono brevi, quindi durando anche meno i drawdown sono più contenuti. Però c'è un impatto molto grosso dell'aspetto commissionale e dell'aspetto dello slippage, che è chiaramente la differenza tra l'eseguito reale e l'eseguito teorico del sistema. E soprattutto magari sui futures, sui titoli, ma sui titoli in generale, diciamo così, meno liquidi peggio è, questo slippage ha un impatto molto grosso. Quindi trovare un sistema efficace con logica intraday è sicuramente più difficile rispetto a trovare un sistema che funziona con magari barre daily. Tuttavia, aumentando il time frame, diciamo così, aumentano anche i drawdown, quindi converrebbe partire magari con sistemi che stanno overnight, con logiche di tipo di swing trading, dimensionando la posizione in maniera tale da assumersi un rischio abbastanza limitato sul mercato. Magari anziché partire con il FIB, partiamo con il mini, e con tutti gli strumenti, non so, i future mini, o comunque dimensionando le posizioni, anche se vogliamo fare del trading sull'azionario, in maniera tale da contenere molto il rischio. Una delle cose che ribadisco sempre, per quanto banale, è che è assolutamente fondamentale mantenere lo stop loss di sistema, quindi la perdita massima che possiamo andare a subire da ogni singolo trade, all'interno di un 1, massimo 2% del capitale. Quindi se questo criterio banale viene rispettato e abbiamo un sistema che sul lungo periodo guadagna, noi siamo sicuri di riuscire a portarlo avanti, ecco. Non so se ho risposto bene all'Emilio la domanda, però in realtà non esiste, diciamo, il time frame ottimale. Ci sono vantaggi e svantaggi nel trading intraday rispetto al trading overnight. Io personalmente prediligo il trading intraday, cioè l'80-70% dei miei sistemi è intraday. Io ti faccio un'altra Quindi domanda. Parliamo del time frame ideale, ma non abbiamo parlato dello strumento ideale. Cosa consiglieresti di partire per un neofita? io scarterei sicuramente come prima cosa il Forex, perché personalmente non è assolutamente un mercato facile, magari lo era tanti anni fa. I lunghi trend sulle currency forse una volta esistevano, erano più facili da prendere. Adesso c'è una concorrenza spietata, è diventato veramente difficile trovare logiche consistenti sul mercato Forex. Notate anche la pubblicità che viene fatta a questo mercato, che già di per sé dovrebbe far riflettere. Quindi, scartato il Forex, io mi concentrerei principalmente sul trading sul mercato azionario. Secondo me è la cosa, forse dire più semplice è sbagliato, però comunque azioni, future azionari sono secondo me più facilmente tradabili di altri strumenti. Oh, io ho una domanda per Andrea. Poi ci sono logiche, Dimmi, vai. sui mercati azionari che funzionano abbondantemente da 20 anni, soprattutto sull'azionario americano. Logiche molto semplici che si potrebbero addirittura automatizzare, tra virgolette, in maniera mentale, no? Senza avere il sistema veramente, diciamo, automatizzato, ma avendo i precisi setup, quindi inserisco magari a fine serata gli ordini manualmente e mi vengono eseguiti il giorno dopo al raggiungimento di certi predeterminati livelli di prezzo. Quindi è un modo di fare trading che si può anche avvicinare a un neofita. Io volevo fare una domanda invece per Andrea, nel senso che questo corso che raggiunge la 14ª edizione si installa su una struttura che io avevo ideato, non mi ricordo più quanti anni fa, perché ormai divento vecchio e mi perdo nei meandri del passato. È un bellissimo libro di memorie di un paracadutista dei SAS che viene lanciato sull'Appennino reggiano.
il libro si chiama The Drums of Memory, cioè i tamburi della memoria. Ecco, io proprio sono suonato come un tamburo perché mi perdo in queste cose, però è stato molto interessante come business case, perché sostanzialmente io sono partito con un corso che era fisico di 3 giorni, fatto all'inizio presso gli uffici qui dove abito io a Villa Erca, a Modena, e poi successivamente ci siamo trasferiti all'Baby Center a Modena. E poi diciamo è arrivato Angiolini, che era invece un fresco giovane studente della Facoltà di Scienze di Bologna, il quale ha introdotto la formazione online. L'introduzione alla formazione online ha sicuramente sconvolto Tomasini, che così non aveva ben presente come funzionasse questa cosa, e in secondo luogo ha secondo me impattato molto sulla pregnanza della didattica, nel senso che secondo me, adesso poi Angiolini mi correggerà, è molto più difficile vendere un corso che dura praticamente 7 mesi, 70-80 ore didattiche, che poi sono di più perché Angiolini come me, è disonesto come me, quindi dà sempre più di quello che promette. È molto difficile vendere un corso così, perché è un corso impegnativo, un corso che giustamente dici ti cambio la vita, ma no, non ti vende il sogno di cambiarti la vita con un corsetto di 2 giorni, ti cambia la vita, ma diciamo che devi pagare col sangue per farti cambiare la vita, mentre prima 3 giorni ti toglievi il dente, tornavi a casa, non avevi capito molto, sì è vero, potevi ripetere l'esperienza, ma diciamo la pregnanza, la didattica non era la stessa. Allora, io volevo fare una domanda ad Angiolini. Com'è cambiato e sotto profilo commerciale e sotto profilo della qualità della didattica, proprio della pregnanza, del fatto che i discenti apprendono, passare dal modello ottocentesco di Tomasini del corso in classe a questo corso che dura praticamente metà anno? Beh, è sicuramente migliorata, nel senso che almeno quella che era la mia impressione che prima, quando era il vecchio modello, se vogliamo chiamarlo così, anche se è un modello che abbiamo poi mantenuto in parte, perché comunque sempre per cercare di dare qualcosa in più abbiamo mantenuto i 2 giorni, cioè invece che 3 ne facciamo comunque 2 e comunque facciamo tutte le ore online. Quindi, anzi, ci incontreremo tra l'altro a fine novembre, il 28 e il 29, proprio a Modena, all'Baby Center che citavi tu, per fare lezioni in aula, ma più che per fare lezioni in aula, per incontrarci, per avere un'occasione di scambio tra noi, docenti e i discenti fra i discenti, che non è cosa da poco, secondo me, perché entrare in contatto con altre realtà è sempre un'esperienza positiva per un trader. Però, per rispondere alla domanda, è migliorata perché, ma è migliorata non solo per i discenti, è migliorata anche per noi docenti, perché abbiamo più tempo per capire cosa è meglio mostrare durante il corso, nel senso che noi diamo una traccia, chiaramente commercialmente non possiamo proporre un corso senza dare una traccia, però ammetto che la traccia viene continuamente modificata, spero in meglio ovviamente, non per dare qualcosa in meno, ma per dare qualcosa in più, perché questo ci dà il fatto di avere spalmato il corso nel tempo, oltre al fatto di appunto poterlo fare ognuno da casa propria e quindi non doversi spostare, poter rivedere le lezioni, e quindi c'è un processo di apprendimento che già di per sé è migliorato, perché uno ha il tempo di capire quali sono i problemi, ha il tempo di fare le domande, ha il tempo di ottenere le risposte. Tutto nel tempo, ovviamente. E però, oltre a questo, il modello online ci dà anche a noi docenti appunto il tempo di capire il livello di apprendimento dei discenti e quindi di tarare di volta in volta i contenuti, magari accelerando in alcuni punti, in alcuni periodi e andando più piano in altri.
Quindi io credo, poi abbiamo fatto il sondaggio, abbiamo avuto degli ottimi riscontri rispetto a quello che è il cambio. Lo stesso Francesco, se non ricordo male, è un partecipante della vecchia guardia, diciamo, del modello 3 giorni in aula. E magari adesso me lo dirà anche lui, però l'impressione che ho sempre avuto io, è quella che 3 giorni in aula e basta equivaleva a ricevere un corso che aveva raggiunto un bel livello di didattica, per quanto mi riguarda, quanto ne penso. Però equivaleva a salire sul ring con un pugile, prendere professionista, prendere 4-5 cazzotti, andare KO tecnico, uscire, KO anzi, KO, uscire dal ring, trascinato fuori dopo i 3 giorni, e rendersi conto nell'arco dei 6 mesi che trascorrevano tra un'edizione e l'altra del corso, che si teneva ogni 6 mesi, allora rendersi conto di quello che era successo e tornare sul ring un po' più preparato, che era poi questa, diciamo, la sostanza prima. Così c'è la possibilità di tornare sul ring, ma l'incontro dura, è come fare il campionato, non è più un incontro one shot. E quindi c'è tempo per correggere gli errori e migliorarsi, lato docenti e lato utenti. Non so se così ho risposto in modo soddisfacente alla domanda. Io confermo Andrea, Tu perché devi salire sul effettivamente, ring, eh? no, nel senso che secondo me un grosso valore aggiunto è la possibilità di fare dei laboratori, perché nelle ore di didattica online spesso ci si riesce a sporcare anche le mani, no? Quindi da una lezione all'altra ci provano, i discenti fanno delle prove, diciamo così, sulla base della traccia che viene fornita alla lezione. Quindi questo consente un apprendimento più graduale e permette alle idee e ai concetti di sedimentare. Io anche quando sviluppo un sistema spesso parto, poi mi fermo, lascio passare un po' di tempo, poi lo riprendo in mano. Cioè, è fondamentale secondo me, anche in una fase di apprendimento, dare la possibilità proprio al modo che abbiamo di apprendere, no? Di essere il più efficace possibile, e il fatto di ritornare su certi concetti un po' per volta consente sicuramente di apprendere meglio le nozioni e anche la padronanza dello strumento, no? Quindi, Sì, ma assolutamente. già per fare un esempio pratico, il fatto di poter registrare le lezioni, lasciarle visionare più volte senza limiti, diciamo, ai partecipanti, quindi di poter ritornare anche sui concetti dopo che hanno sedimentato, ci permette anche di fare, ad esempio, erano più difficoltose, come quella di precorso, nel senso che quest'anno abbiamo detto ai discenti, guardatevi un po' tutti questi video dell'edizione, appunto, prime 5 lezioni dell'edizione del 2013, le prime due del 2014, che erano un po' tutte diverse tra di loro. Non è che se sono le prime due di edizioni diverse hanno gli stessi contenuti, ogni anno cerchiamo di aggiornarli, quindi questo ad esempio ci permette di partire con una marcia in più. Nella prima lezione abbiamo visto che cos'è MultiCharts, nella seconda lezione abbiamo installato la piattaforma, abbiamo fatto la prima configurazione dei dati, poi abbiamo dei dati free quotes, perché il MultiCharts è una piattaforma che permette di usare anche i dati free. Poi abbiamo caricato i dati Metastock, i dati ASCII, abbiamo iniziato a fare dei cenni sull'infrastruttura informatica e proprio giovedì scorso abbiamo visto che cos'è un server virtuale, come è da dimensionare per l'attività di trading. Chiaramente come si sviluppa un'infrastruttura per il trading automatico lo vedremo anche durante il corso del percorso formativo, nel senso che non si risolve tutto in una lezione, però abbiamo infarinato un po' i discenti su quelle che sono le nozioni di base sul
sulla Andrea, basta che sfiori, Andrea, basta che sfiori il mouse e va via la voce. Andrea, basta che sfiori il mouse e va via la voce. Quindi o stacchi il mouse o la mano te la metti in tasca, perché altrimenti... Sono già in tasca, sono fermo immobile. Non sto toccando niente. Comunque dicevo che sì, siamo arrivati alla quinta lezione, quindi c'è tempo per entrare nel corso, c'è tempo per recuperare queste lezioni che sono molto base. Dalla quinta lezione in avanti inizieremo a marciare di più, perché inizieremo a vedere i trading system, inizieremo a fare tutta quell'attività di laboratorio che diceva Francesco. Mi permetto ancora, mi prendo ancora 5 minuti, dopo cedo la parola ad Emilio Tomasini, visto che chiedono Emilio Tomasini per un commento sulle azioni, quindi non voglio assolutamente rubare tempo ad Emilio per questo. Mi chiedono spesso, mi arrivano spesso email chiarimenti sulla differenza, sulle differenze, scusate, fra i diversi percorsi formativi che offre Algoritmica. Allora, Algoritmica, ora sfioro il mouse, un attimo solo, scusate, non ci torno più. Ecco, vado qua. Algoritmica offre tre percorsi formativi e mezzo, nel senso che abbiamo il percorso formativo sui trading system, che è quello di cui stiamo parlando oggi. Poi abbiamo il percorso formativo di programmazione, Easy Language e Power Language. Qual è la differenza tra i due corsi? Visto che spesso non è chiara, così ho capito, visto che arrivano spesso domande, che nel percorso formativo di trading system di cui stiamo parlando oggi non approfondiamo la programmazione dei sistemi. Nel senso che forniamo noi ai discenti delle strategie precompilate, presviluppate, già fatte da noi o da terzi, e insegniamo a tutti a selezionarle, ad essere in grado di fare i test che permettano poi al trader di automatizzare quelle strategie, quindi di inserire all'interno del proprio portafoglio quelle strategie. Quindi, in sostanza, ho un trading system già fatto, ho già il codice, lo metto in piattaforma, sono in grado di decidere se quel sistema è oggettivamente valido, sono in grado di decidere soggettivamente, intendo a livello di investimento, a livello di rischio, se quel sistema è valido per il mio portafoglio, e sono in grado di, mettendo in piedi tutta l'infrastruttura informatica, di automatizzarlo e gestirlo in automatico. Questo è il percorso formativo di trading system. Il percorso formativo di programmazione non prevede la valutazione dei sistemi, l'infrastruttura, non vediamo questo, ma vediamo esattamente come si prende un codice di un trading system e lo si interpreta, come si sviluppa l'indicatore di un trading system, come si sviluppa il trading system partendo dall'indicatore, come si sviluppa da zero, partendo da una base di regole che può avere una strategia. Quindi parliamo esclusivamente di programmazione nel corso di programmazione. Nel corso dei trading system diamo dei cenni, chi vuole approfondire lo può fare, ovviamente, diamo del materiale, però non approfondiamo in nessun modo la programmazione dei sistemi, la personalizzazione via codice. Ci sono altri modi per personalizzare un codice, ad esempio utilizzando più segnali all'interno della stessa strategia. E questi sono due dei tre corsi e mezzo, come dicevo. Poi c'è il percorso formativo di opzioni tenuto dal dottor Domenico Dall'Oglio, che è dedicato proprio alla materia opzioni, visto che è una materia abbastanza complessa, quindi allo strumento finanziario opzioni, ed è un percorso formativo sul genere del corso di analisi tecnica moderna, quello del trading system, quindi è un corso di una cinquantina di ore spalmate nell'arco del tempo, che vi permette sempre con la formazione online di
imparare ad affrontare e ad utilizzare lo strumento finanziario con le opzioni. Dicevo tre percorsi formativi e mezzo perché prima di tutti questi, nel caso in cui uno fosse proprio a zero, abbiamo anche la possibilità di offrire il corso di riuscire in borsa, che come vedete è un corso di 60 ore, quindi richiede un bel impegno a livello di tempo, come stavamo dicendo poi anche per gli altri percorsi formativi, ed è un percorso formativo che gestisce Emilio Tomasini e vi insegnerà, è un corso base sugli strumenti finanziari, che vi insegnerà come gestire i propri risparmi di fatto. Emilio, poi correggimi se non vado dritto al punto. Magari su questo ti lascio anche più spazio. Prova. Sostanzialmente vi ricordavo gli eventi che ci succederanno nelle prossime settimane, che sono il Traders Tour a Torino il 10 di ottobre, il Tolexpo, in cui saremo presenti noi di Algoritmica, Traders Magazine Italia, l'Indipendente di Borsa con Emilio Tomasini, come media partner, quindi saremo lì 3 giorni, venite ad incontrarci e a stringerci la mano. Vi ricordo che nella sezione del corso trovate le prime lezioni del corso, sono lezioni vere e proprie, quindi materiale formativo gratuito, quindi se non siete interessati per essere diretto, se non siete interessati ad iscrivervi al corso, vi invito comunque a guardare le prime lezioni perché vi danno sicuramente un'idea più chiara di quello che è il trading sistematico automatico e vi lasciano sicuramente qualche concetto di formativo sulla materia. Quindi l'invito è di andarvi a vedere le prime lezioni. Mi raccomando. Io ho una domanda che ti volevo fare prima e che ti faccio adesso, perché è una domanda secondo me molto interessante, nel senso che abbiamo presentato il caso di Placci, che è un caso sicuramente di trading di successo, ma io ti volevo, mentre sto aprendo i workspace del mio computer, quindi sto facendo venire la colina in bocca a chi vuole l'azione, che gliene diamo quante ne vuole. Ti volevo chiedere, tu hai contatto ovviamente con i discenti più di quello che ho io, perché molti o affittano sistemi o ti chiedono delle consulenze di programmazione o vogliono che tu gli setti un server in remoto per poter fare trading senza problemi di interruzione. Quindi tu hai un rapporto, diciamo, più confidenziale con i discenti di quello che ho io. Io ti volevo chiedere una cosa, se tu dovessi fare una percentuale, io mi ricordo le percentuali di quando, diciamo, ero io al front office, al front desk del corso, però sarebbe bello che tu me le confermassi. Se ti chiedessi le percentuali dei corsisti che arrivano a fare in maniera profittevole, poi quando si dice profittevole ovviamente per onestà. Profittevole è già una brutta parola, nel senso che è difficile capirlo da esterno, ovviamente, quello che sto dicendo. Sì, Non so esattamente. quindi la valutazione è sostanzialmente chi riesce a mettere poi in concreto in pratica quello che noi insegniamo al corso, che percentuale è sul numero dei discenti, perché poi quando si dice profittevole, che è una brutta parola, bisogna sempre vedere: un conto è uno che guadagna il 100%, uno che guadagna il 1000 e uno che guadagna il 10%. È chiaro che quando si dice profittevole non vuole dire che uno diventa ricco, significa che ha tra le mani un'azienda che produce utili. Avere tra le mani un'azienda che produce utili penso che sia una rara avis, soprattutto di questi tempi. Poi ovviamente dipende dalla sua capacità, dal tempo, dall'impegno, da quanti soldi ha, però un'azienda che produce utile è il primo passo per un'azienda che guadagna molti soldi, perché di solito non si guadagnano molti soldi senza passare dallo stadio all'azienda che produce utili, magari pochi, ma produce utili. Quindi io ti volevo chiedere che percentuale di discenti, Allora, e poi, no, poi finisco la domanda. È vero che danni non ne puoi fare perché ti ho tolto lo schermo, comunque in ogni caso finisco la domanda. Ci sono stati molti corsisti che io ho conosciuto personalmente e che dopo che tu gli hai installato la piattaforma e il tutto sono scomparsi, nel senso che sono venuti 2 o 3 volte al corso, sono venuti a certi eventi e poi diciamo che sono scomparsi e ovviamente noi sapevamo che il trading era profittevole. Quindi queste sono le chiare situazioni in cui
diciamo, ci sono persone che effettivamente hanno fatto bene. Allora, la seconda domanda è che percentuale di persone ha diciamo, partecipato al corso e ha messo in pratica quello che ha imparato? E la seconda domanda è, secondo te c'è anche il fumo di qualcuno che veramente, come dice Crozza, ha fatto la crana con la K? Allora, premesso che anche se c'è un rapporto che diventa effettivamente in parte confidenziale con i partecipanti al corso, perché è un rapporto diretto, quello è vero. Non ho idea di che grado di profittabilità i discenti abbiano poi con le loro strategie. Questo lo dico, non ho idea, nel senso che non ho la prova, non ho la possibilità di sapere effettivamente, perché non posso entrare nei loro conti e verificare le contabili, ecco, intendo questo, per intenderci. Sicuramente da tecnico, da docente del corso, noto positivamente che, e su questo posso dire, posso dare un numero, che un 7 discenti su 10 riescono tranquillamente a impostare il server, ad automatizzare le strategie, quindi tecnicamente a raggiungere un livello efficiente della propria infrastruttura informatica. Poi, se abbiano scelto le giuste strategie, se abbiano automatizzato i giusti trading system, questo non lo so. O lo so, ma non posso confermarlo. Io l'unica cosa che vedo è come vanno a settare i server, come vanno a settare l'infrastruttura e sì, si potrebbe dire un 7 su 10. Ok, va bene. Questa era una domanda che c'avevo sulla punta della lingua e che ti ho voluto fare, ovviamente, perché mi sembrava corretto farla. Certo. Io poi avevo Sì, un'altra sì. domanda. Ti sei già appropriato del monitor, quindi. Beh, ma questo per evitare danni ulteriori. Io invece ho un'ultima domanda, Francesco, se c'è ancora. Francesco? Sì, ci sono. Noi abbiamo parlato anche del percorso di Quant Options che viene gestito da Domenico Dall'Oglio, che è professore a contratto di mercati e strumenti finanziari alla Facoltà di Economia Ca' Foscari dell'Università di Venezia, e che è un percorso unico, nel senso che in Italia non c'è nessuno che offre un corso che dura 70 ore spalmato. Tra l'altro Domenico è ancora più lungo, sono credo 9 mesi, 8 mesi. È veramente una scelta che uno fa ed è una scelta di vita. E abbiamo parlato di questo percorso e volevo chiedere una conferma a Francesco. Francesco, ultimamente nei conversari che abbiamo insieme, dà grande importanza al trading in opzioni, no? Lui sta facendo gli studi, ha sviluppato anche un modello che vendiamo con rendimento opzioni su emiliotomasini.it. E io gli volevo chiedere qual è la sua percezione del trading in opzioni relativamente al trading sistematico, laddove ovviamente a me sono concesso che non siano la stessa cosa, perché lui ha trasformato sostanzialmente il trading in opzioni in un sistema, e soprattutto cosa lui consiglia a un neofita relativamente alle opzioni, cioè le opzioni sono uno strumento praticabile, più praticabile, meno praticabile di un trading system? Allora, per rispondere alla prima domanda, le opzioni per me rappresentano il futuro del trading sistematico, perché chiaramente più aumenta la competizione in un campo, più si assottigliano i margini di guadagno. Questo è abbastanza facile da intuire, quindi probabilmente i primi che facevano trading sistematico 15 anni fa, con molta più facilità di oggi, riuscivano a fare la crana, come dici tu. E quindi un primo aspetto è questo, senz'altro, no? Quindi chi si concentra sulle opzioni, cercando di implementare logiche di tipo sistematico, probabilmente avrà modo in un futuro di avere un vantaggio sugli altri. Quindi questo sicuramente è il primo aspetto, perché, come dicevo prima, meno competizione c'è, più è facile probabilmente trovare inefficienze sul mercato. La seconda domanda relativa ai neofiti e alle opzioni, diciamo che senza, secondo me, un'adeguata formazione, io lascerei perdere il trading in opzioni. Cioè, detto in tutta franchezza, sono uno strumento complicato, molto
molto affascinante, perché offrono possibilità che con gli strumenti, diciamo, di tipo lineare, quali le opzioni future, non è possibile avere. Pensiamo a fare trading sulla volatilità, per esempio, trading delta neutrale. E quindi sono affascinanti da un lato, complicati dall'altro. Quindi per fare trading in opzioni bisogna studiare, e su questo non c'è pezza. Io onestamente la vedo così, quindi un percorso formativo sulle opzioni, se questa è veramente l'intenzione, è assolutamente necessario. Se magari per fare trading sull'azionario è sufficiente magari un percorso da autodidatta, diciamo così, tramite formazione su libri o online, insomma, basta avere la buona volontà, ecco, questo sulle opzioni è molto più difficile. Io la vedo in questi termini. Ho capito. Va bene, Andrea, devi aggiungere qualcosa? No. Ok, io prima di partire non vorrei ovviamente dopo annoiare troppo lungamente gli ascoltatori, ero interessato invece a una risposta franca che non si nasconda dietro il fatto che è un trading sistematico, ma volevo chiedere a Francesco cosa ne pensa dei mercati, l'ultima cosa che volevo chiedere a Francesco, mercati azionari ovviamente. Allora, tu sai che chiedi una cosa a uno che non è un trader, è uno scarso trader discrezionale, quindi fatta questo preambolo io li vedo una sorta di bivio, nel senso se tengono i minimi del 24 agosto e l'impressione attualmente è quella che li tengano, magari guardando anche l'andamento prezzo volumi vediamo che c'è stato una sorta di test, no? Di questi livelli, anche se non siamo arrivati così in basso come il 24 agosto, e allo scendere dei prezzi i volumi sono sostanzialmente diminuiti, il che farebbe presumere che la pressione in vendita è calata, chi ha venduto e probabilmente ci potrebbe essere spazio per un rialzo del mercato da qua a dicembre, anche perché da un punto di vista stagionale ottobre, novembre, dicembre sono i tre migliori mesi per investire sulle azioni dell'anno, no? Quindi questa è un po' la mia opinione. È chiaro che se poi vediamo che il prezzo degli indici continua a scendere, si rompono livelli chiave, allora bisogna essere capaci di cambiare scenario e di diciamo così adeguarsi alla realtà dei mercati, perché poi alla fine comandano loro. Quindi io posso farmi uno scenario, ma se poi i fatti mi danno torto, devo essere abbastanza veloce per cambiare la mia opinione. Io la vedo così. Ovviamente la domanda era trabocchetto, ma ci sei cascato, quindi questo dimostra che anche i trader quantitativi hanno un cuore e ovviamente fa piacere perché non sono macchine, ma sono uomini. Va bene, allora io prendo il comando delle operazioni e ovviamente ringrazio Francesco che non so se rimane con noi o abbandona la seduta. E... Devo male cuore abbandonare. Va bene, allora un saluto e grazie a Francesco. Grazie a voi. E ovviamente mi auguro che Angiolini rimanga qui con me. Sto qui, non mi muovo. E quindi procedo io con, diciamo, con la prolusione. Allora, io oggi sono stato richiesto come direttore di Traders Magazine di fare una presentazione della rivista. Rivista che abbiamo fondato nell'ormai lontano gennaio del 2013 e che si sta accingendo a compiere 3 anni di storia. È stata un'iniziativa di tipo culturale che è stata guidata da me perché pensavo che in Italia fosse arrivato il momento portare una pubblicazione che andasse a occupare quella che era l'area lasciata libera da Borsa Finanza, dalla compianta Borsa Finanza che ci ha abbandonato è deceduta, e quindi diciamo idealmente noi siamo andati a ereditare con questa azienda che si chiama Traders Magazine Italia quello spazio che era gloriosamente e ininterrottamente occupato Borsa Finanza, è stato occupato Borsa Finanza per oltre 20 anni. Io sono nato comprando Borsa Finanza in edicola, in cui si parlavano dei reporti che non sapevo che cos'erano. E si chiamava Tendenze Borsa originariamente, Borsa e Finanza.
Quindi è stato occupato questo spazio da un brand che in Europa e nel mondo è noto, nel senso che Traders Magazine è la principale rivista di trading della Germania e ha delle edizioni molto apprezzate in inglese, in spagnolo e in greco, quindi di fatto ci siamo in cinque lingue, inglese, tedesco, italiano, spagnolo e greco. E è la rivista sostanzialmente il leader per quanto riguarda le tecniche di trading in Europa. In Germania ovviamente è un vero e proprio colosso, nel senso che la potete comprare addirittura in edicola. In Italia abbiamo fatto una scelta editoriale diversa, nel senso che abbiamo scelto di diffonderla solo in maniera digitale. Perché pensiamo che il futuro sia il digitale, sia l'editoria online. Quindi esiste la versione cartacea che uno può ovviamente ordinare, si può sottoscrivere, i prezzi sono molto popolari, nel senso che un abbonamento biannuale a Traders Magazine, quindi sono 24 numeri, sono 110 euro, quindi per dirvi che è una cosa che come una medicina che, come le vitamine, un medico consiglierebbe a chiunque di prendere le vitamine e io consiglio a chiunque di abbonarsi a Traders Magazine, se non altro versione digitale. Poi ovviamente esiste anche la versione cartacea che potete ordinare, ma ovviamente la versione cartacea è la versione che noi utilizziamo come bigliettino da visita nelle fiere e che viene acquistata, devo dire, in un grande numero di lettori. Perché è una rivista densa, una rivista pesante, una rivista che deve essere ponderata, deve essere messa sul comodino. Ed è una rivista che ovviamente vuole avere un contatto con i trader, con i trader italiani, i trader internazionali. I contenuti sono circa 50% italiano, 50% straniero. Nella componente italiana ci sono ovviamente le interviste ai vincitori della Traders Cup, il grande campionato con denaro reale che io organizzo in Italia da quando ero bambino e che diciamo, ha avuto quest'anno dei vincitori assolutamente interessanti. Il primo è un mio quasi un omonimo che conosco personalmente da qualche decina d'anni, che si chiama Paolo Tommasini, da non confondere con Emilio Tommasini che ha una sola M, lui invece ne ha due, è stato il primo vincitore della categoria opzioni. Gli ascoltatori sapranno che la caratteristica della Traders Cup è quella di avere una categoria opzioni, che quest'anno ha avuto il suo campione, diciamo ha avuto veramente un personaggio di peso che è Paolo Tommasini, che è un ex istituzionale, che io ho conosciuto nel lontano 1998, vi dico anche quando, nel gennaio del 98, al primo seminario in Europa di Larry Williams, organizzato da Tommasini, il quale, dopo aver fatto l'istituzionale in Italia e all'estero, soprattutto sulle obbligazioni per 20 anni, si è messo in proprio ed è oggi un consulente finanziario. Un consulente finanziario, una persona. Paolo Tommasini molto, molto garbata, molto amante dell'understatement, molto colto, con una grande esperienza alle spalle. Qui viene ritratto nella villa dove sta in Sardegna tutta l'estate. E è una persona molto colta che ha fatto, diciamo, una performance di quasi il 50% sulle opzioni in un periodo di gara che è tutto sommato limitato, perché il nostro campionato parte a maggio e si chiude alla fine di settembre. Un'intervista molto, molto bella anche personalmente, perché Paolo è una bella persona. Quindi vedete che la rivista ha degli inserzionisti tipo BATS, CHI Europe, quindi inserzionisti internazionali. Diciamo, è la piattaforma con cui gli investitori internazionali, le banche internazionali, le borse internazionali arrivano in Italia. E qui c'è l'indice, ci sono le notizie, diciamo, dal settore del brokeraggio internazionale e cerchiamo noi di coprire anche ovviamente il brokeraggio italiano, sebbene ovviamente in Italia questo settore, quello dei servizi finanziari rivolti alla clientela dei trader retail,
sia meno diffuso, meno grande che nel Regno Unito e in Germania, quindi molte volte attingiamo a informazioni che provengono dall'Europa, perché sappiamo che tipicamente l'investitore voluto italiano si rivolge poi a broker stranieri, quindi vedete che c'è IG piuttosto che FXCM o FX, perché diciamo molti italiani operano con questi broker. Il primo articolo è un articolo di un autore straniero, ovviamente noi cerchiamo di prendere il meglio dell'edizione tedesca e dell'edizione inglese. Come pubblicità voi vedete che abbiamo sempre TradeStation, che è un player mondiale del trading online. Questo è un altro autore, è un autore tedesco, che è molto noto in Germania. Questo è un autore italiano, una persona molto colta, che scrive per noi e insegna ai lettori a utilizzare Excel per la finanza, per il trading. Quindi valutazione di convenienza di aumento di capitale, lui dà addirittura le formule. Quindi è un autore assolutamente da seguire, molto distinto. Mi piace molto anche come taglio personale che ha di approccio alle cose. E Trader Stock, che è un'intervista a un player internazionale. E poi abbiamo il nostro Paolo Tommasini, che è intervistato dal sottoscritto. Devo dire che ci siamo divertiti a fare l'intervista. Abbiamo passato un bel paio d'ore insieme e lui ha risposto alle domande che io tipicamente faccio ai trader con un certo brio. Infatti il problema non è mai stato aprire le posizioni ma chiuderle, cosa santissima. Ha raccontato un po' la sua storia e la sua modalità, la sua operatività. Vedete che nella rivista ci sono delle recensioni a siti internazionali e a software internazionali con la rubrica Nuovi prodotti. Questo perché ovviamente il trader che ci legge, l'investitore voluto che ci legge, deve essere sempre aggiornato su cosa succede a livello internazionale. C'è l'anteprima ovviamente della volta successiva. Questo è il nostro collaboratore che si occupa di strategie di trading algoritmiche. Lui fornisce anche il codice tranquillamente. Poi abbiamo un collaboratore italiano che è veramente molto competente, lo fa trading da diversi anni con i trading system e qui svela le sue strategie. Questo è un articolo veramente che vale l'intera rivista. Questa è stata una fortuna incontrare un collaboratore di questo genere. Un altro articolo che viene dall'edizione inglese di Traders Magazine. E poi Dave Landry, che penso tutti voi conoscerete, Dave Landry, il cui servizio è venduto in italiano, interpretato da Maurizio Monti sull'Istituto Svizzero della Borsa. Dave Landry è uno dei più noti stock picker per il mercato americano del mondo, quindi vi invito, tra l'altro adesso è una promozione per cui è possibile averlo in prova, vi invito a avere questo servizio che è stato fatto per essere già masticato per il lettore italiano. Questo è un altro articolo, questa è un'intervista ovviamente, abbiamo l'intervista a Tommasini, ma anche l'intervista a un trader tedesco, che lui è molto noto in Germania, che fa trading da Mallorca e che mostra le sue strategie. Questa pubblicazione ovviamente si chiude con un articolo di Guido Bellosta, che è il decano degli analisti finanziari in Italia, personaggio molto noto per le sue collaborazioni a Lombard Report e a tante altre testate, che ripeto solo il numero di queste testate, staremo qua fino a domani mattina, e personaggio delizioso, il quale pubblica questa rubrica brillante tutti i mesi. Ecco, questa è un po' la presentazione di Traders Magazine. Chi di voi, diciamo, fosse interessato, può andare sul sito di Traders Magazine e leggere l'ultimo numero in prova o richiederlo, ecco, non c'è nessun problema a farlo leggere, però diciamo ve l'ho fatto vedere per quello che costa, mi sembra che sia veramente una medicina che io posso consigliare a chiunque. Se siete seri nel trading e non avete 110 euro, vuol dire che non siete seri, perché 110 euro possono veramente costituire una cosa interessante.
Un lettore ci chiede, mi sembra che va a trattare argomenti difficili, beh, tutta la borsa è difficile. Se la borsa, diciamo, è un argomento difficile, è meglio non trattarla perché ci si rischia di fare del male. Ci sono altre domande. Qual è il sito per iscriversi al seminario di Torino ad ottobre? Potete farlo tranquillamente sul sito di Traders Magazine. C'è un lettore che dice che sostanzialmente è interessante tutto, ma non ha capito niente, fa parte dell'ordinarietà. All'inizio queste sono cose che non si capiscono. Il link delle prime lezioni è stato dato. Va bene, comunque penso che... Come mai parlate di solo fondi e non ETF? No, noi parliamo anche di ETF, però le logiche tra un ETF e un fondo sono una cosa assolutamente diversa, nel senso che il fondo c'è un gestore che gestisce il rischio, nell'ETF non c'è un gestore che gestisce il rischio. Quindi la differenza è che l'ETF deve essere affrontato come un'azione, non può essere consigliato senza prescrizione medica. Il fondo può essere consigliato anche all'amico del pianerottolo perché è un investimento che dispiega la sua azione nel corso degli anni, non dei mesi. Con l'ETF si stanno maneggiando delle bombe a mano, giocando come se fossero delle arance, quindi è bene avere degli stop loss, dei target, deve essere gestito l'ETF. Il fondo, cioè, anche se perde un 20, si presuppone sempre che faccia meglio dell'ETF se è un fondo valido, perché se è un fondo che si comporta come un ETF, allora prendiamo l'ETF o andiamo a comprare un bond che forse è meglio. Quando esce il numero di ottobre, sta uscendo, sta in corso di impaginazione, quindi tempo una settimana. Poi un altro lettore esprime un giudizio positivo sulla rivista e quindi lo ringraziamo. Bene, a questo punto veniamo a noi, parliamo ovviamente della borsa. Devo dire che il commento che io posso fare a quello che è successo ieri sera è che la Goldman Sachs e Tomasini hanno sbagliato la previsione sul numero dei non farm payroll, però la visione era giusta, nel senso che la cosa bella di questo mestiere è che molte volte tu sbagli a ragionare come ragiona la borsa, ma azzecchi la direzione, nel senso che io sono tutto sommato rialzista, nel senso che penso che quello che abbiamo visto negli ultimi 3 mesi è un ritracciamento in un trend azionario di lungo periodo, che durerà ancora sicuramente mesi, non so anni, ma sicuramente fino al 2016, alla metà del 2016 è un trend che ancora proseguirà. Io trovo che quello che è successo ieri sera sia la testimonianza di quanto alla fine dare una ragione a quello che sta succedendo in borsa si fa veramente fatica, nel senso che Goldman Sachs aveva previsto un numero di creazione di posti di lavoro nei non farm payroll di 214.000, è uscito 140.000, quindi sono stato tempestato di mail di lettori che mi dicevano Dio, Dio, crolla tutto, e poi in realtà è andato tutto a rialzo. Perché col senno del poi ovviamente è facile spiegarlo, in anteprima sembravamo spacciati. La borsa ha la logica folle è quella che sostanzialmente un dato negativo dei non farm payroll, che è negativo diciamo relativamente, nel senso che poi 140.000 posti di lavoro equivale il paragone con la Cina che non cresce del 7 ma cresce del 5, oddio oddio, la Cina cresce del 5. Magari l'Europa potesse crescere del 5 o l'America potesse crescere del 5. Quindi un non farm payroll a 140.000 è vero che non è un dato che permette di dare una visione molto positiva dell'economia americana. La visione non è molto positiva, è semplicemente positiva, perché alla fine stiamo creando dei posti di lavoro. Quindi sostanzialmente
la visione della borsa è stata meglio un dato a 140.000 che a 214.000, perché così la Yellen gli passa la voglia di aumentare i tassi da qua alla fine dell'anno. Ovviamente tassi pressoché a zero negli Stati Uniti significa che il bull market può ancora correre. Come diceva prima Francesco Pracci, ottobre, novembre, dicembre sono i mesi più positivi per la borsa. Noi adesso avremo negli Stati Uniti l'ordalia delle aziende che pubblicano i risultati trimestrali del terzo trimestre 2015, però già le banche d'affari hanno messo avanti le mani nel dire che si aspettano una diminuzione degli utili aziendali che in ogni caso però riprenderanno a correre nel 2016. Voi capite che se questa è la reazione del mercato, diciamo che siamo in una botte di ferro. Poi quando uno dice in borsa siamo in una botte di ferro, si sta scavando la fossa da solo, perché nessuno sa quello che succederà in futuro, ovviamente, e non sapendolo nessuno, io non lo posso sicuramente scrivere sul sito. Però la valutazione è che la borsa ha reagito benissimo a questo calo del numero della creazione di posti di lavoro, e potrebbe reagire altrettanto bene se questo è il mood, se questo è il sentiment, a una diminuzione degli utili aziendali. In questo modo noi abbiamo la possibilità di sostanzialmente arrivare a poter dire che siamo in una situazione in cui la borsa può solo crescere. Ovviamente devono tenere supporti, i supporti per il momento hanno tenuto, grossi appuntamenti davanti non ne abbiamo, se non quello degli utili aziendali americani, e quindi diciamo la view è che possiamo salire. Allora andiamo a vedere un po' come io faccio ad analizzare i mercati. Uno dei grafici che io guardo è sostanzialmente il rapporto tra il VIX a 3 mesi e il VIX corrente, il VIX che tutti noi conosciamo, e calcolo quello che è lo spread tra i due. Allora, voi vedete sostanzialmente che voi avete una misura del rischio calcolata in termini di spread sul VIX, quindi non è il valore assoluto del VIX, ma il rapporto tra VIX a 3 mesi e VIX corrente. Questa è una cosa abbastanza complicata, e uno dovrebbe avere quelle nozioni che noi impartiamo in riuscire in borsa relativamente ai futures e alle opzioni. Quindi praticamente si tratta di una misurazione della base sul mercato della volatilità, se la base è in contango o in backwardation. Quindi il contango è quella situazione usuale in cui il termine quota sopra il pronti. Voi ragionate con i tassi di interesse, che è un esempio molto facilmente comprensibile. A scadenza i tassi di interesse sono superiori ai tassi correnti, cioè nel senso che se io investo 3 mesi mi danno più soldi come tasso di interesse che investire a un giorno. Questa è la tipica struttura del mercato, in cui a scadenza si prendono più soldi che sul pronti, cioè sul cash. E questa struttura del mercato è una struttura che si chiama contango, ovvero c'è una carrying charge, c'è una remunerazione per portare i soldi da un giorno a 3 mesi. Quindi la struttura del mercato è una struttura positiva, nel senso che se io faccio tasso di interesse a 3 mesi meno tasso di interesse a domani, io ottengo un numero positivo. Allora, tipicamente il mercato della volatilità è un mercato che è in contango. Quindi è un mercato che va in backwardation, come peraltro qualsiasi tipo di mercato, solo in situazioni di abnormalità. Quindi quando aumenta talmente tanto il rischio sui mercati, il cash quota a premio sulla pronti. Quindi diciamo a investire a un giorno ti danno più tassi di interesse che investire a 3 mesi. Questo assegna una situazione di abnormalità. Ecco, voi vedete sostanzialmente che se fate un mente locale sul grafico in maniera banale, voi vedete che la normalità del mercato è la linea azzurra. Cioè la linea azzurra voi avete un contango che è circa di 1,20, cioè
un 20% di quotazione a termine maggiore della quotazione corrente. A volte abbiamo avuto anche situazioni in cui abbiamo avuto 1,40, che è la linea gialla, cioè un 40% in più a termine sul pronti. Poi vedete invece che nelle situazioni, qui si potesse vedere il grafico dell'indice S&P 500, nella sezione di crisi si può anche arrivare a una, della linea blu, a una quotazione alla pari, cioè nel senso che investire a termine non ti dà nessun soldo in più che investire a pronti se fossimo nel caso dei tassi di interesse. Poi vediamo che ci sono le situazioni di crisi, ok? Situazione di crisi che voi vedete quando si tocca la linea magenta e francamente la linea magenta è per quello che è stata la crisi dell'agosto del 2014 qualcosa che va indietro nel luglio del 2011, nella crisi del luglio del 2011 per avere esattamente la stessa cosa. Quindi diciamo noi abbiamo vissuto nell'agosto del 2000 e 15 le stesse cose che abbiamo vissuto nei momenti di grande crisi degli anni scorsi. Vedete addirittura quello che è stato nel novembre, ottobre-novembre del 2008, che è stato il culmine della discesa del mercato. Quindi sostanzialmente la linea magenta vi dice il terrore del mercato che c'è stato nell'agosto del 2015, che è simile al terrore che abbiamo avuto nelle grandi crisi che si sono contraddistinte fino adesso. Questo per dirvi che ad agosto non è stata una passeggiata, nel senso che noi adesso stiamo ancora vivendo quelle che sono le conseguenze di questa crisi, che non possono essere conseguenze che si riassorbono in poco tempo. Voi vedete che noi abbiamo avuto un segnale adesso qui, di solito non mi aggiorna il termine, questi sono i dati di FIDA che per ragioni misteriose non mi aggiorna il valore in simultanea del termine con il cash, nel senso che il cash è aggiornato al 2, per avere il termine devo aspettare lunedì prossimo. Comunque noi non sappiamo qual è la chiusura, bisognerebbe calcolare la mano, però voi vedete che noi siamo a livello di gestione di rischio sull'S&P 500, noi non siamo ancora in una situazione normale. Cioè il VIX a pronti si sta portando diciamo, in una fascia di 20 rispetto a una fascia addirittura di 53 che ha raggiunto il 24 agosto quando c'è stata la crisi. Quindi voi vedete che sostanzialmente il VIX ha perso 2/3 del valore, cioè il rischio è stato ridotto di 2/3. Però diciamo non si può dire che il VIX sia tornato a 13. Vista così potrebbe sembrare sostanzialmente che siamo già in zona Cesarini. In realtà se noi andiamo a vedere lo spread vediamo che non siamo ancora in zona Cesarini, nel senso che noi siamo sulla linea blu, cioè siamo in una situazione in cui c'è ancora una percezione di rischio da parte dei mercati azionari e ovviamente questa percezione di rischio è relativa alla crescita. Quindi non siamo ancora usciti dalla zona di rischio. Graficamente, se voi andate a vedere un qualsiasi grafico, adesso noi prendiamo il grafico dell'Italia perché mi sono dimenticato di aprire Workspace di quello. Voi sostanzialmente, se voi andate a prendere un grafico giornaliero dell'All Share, voi vedete che noi siamo in una situazione. Cioè dire che siamo fuori dal rischio è una cosa eccessiva perché voi de facto siamo su questo supporto, siamo poco sopra questo supportone di 22.500, primo supporto del luglio, poi passato a 21.735 nell'agosto. Il mercato si sta caricando, quindi noi in termini tecnici possiamo dire che finché il mercato sta sopra questo supporto, quest'area di supporto qui sotto, poi ovviamente non dobbiamo mai fare troppi precisini, nel senso che molti lettori sospettano che l'analisi tecnica possa dire loro sostanzialmente un numero rispetto all'altro. In realtà noi abbiamo un'area di supporto che è questa, no? Se volete la possiamo portare anche qui sotto, possiamo metterla qua, cioè questa è un'area di supporto, area di supporto che tecnicamente corrisponde poi a quella che è la forza relativa, la trend line che sorregge il mercato. Se andate a vedere ci sono delle trend line che sorreggono il mercato da diverso tempo, adesso io dovevo averla disegnata qua l'ultima volta,
E questa è la trend line che sorregge il mercato, quindi tecnicamente noi se questo movimento di oscillazione orizzontale si protrae ancora per 15 giorni, 20 giorni, in laterale vedete che matematicamente andrà contro a sbattere contro la trend line, quindi ci sta anche teoricamente che il mercato potesse scendere fino a 21.500, 21.400, 21.300, perché c'è questa trend line che è stata toccata su diversi punti che ci tiene a galla. Quindi voglio dire, io non sono particolarmente, non mi strapperei i capelli se sull'indice italiano ci potrebbe essere ancora una discesa del 5-10% dai livelli attuali, del 5%, ecco, 10 forse un po' troppo, del 5%. Vedete come il breadth di mercato in McClellan siamo sui minimi, però siamo all'interno di un movimento che lentamente sta uscendo dalle sabbie mobili della congestione. A livello di indice storico, che io consiglio sempre a tutti di seguire, se voi prendete il COMIT, che capisco che sia fuori moda, ma vi dà un'idea del polso della situazione, noi siamo tornati a dove era la borsa nel 1985, adesso non ci nascondiamo dietro una foglia di fico. Potremmo anche ragionare che se togliamo l'inflazione dal COMIT, siamo sotto quello che era l'85, siamo tornati agli anni 80 come paese. La strada per salire sicuramente c'è perché la borsa prima o poi tornerà sui livelli di 2200 del COMIT. Non mi sembra che ci siano spazi per scendere ulteriormente, almeno di situazioni di crack della finanza pubblica o di cose di apocalissi che al momento io non vedo. Poi capisco che sia facile prendere in giro Tomasini quando dice che il FTSE All Share deve tornare a 40-45 mila. Nessuno ha detto bravo a Tomasini quando siamo arrivati in prossimità dei massimi precedenti e predicava di stare attenti perché i massimi precedenti o li rompi o torni a scendere dove eravamo prima. Noi abbiamo liquidato i portafogli nel maggio del 2007, siamo stati vuoti fino al novembre-marzo, novembre 2008, marzo 2009 e nessuno ci ha detto bravo. Adesso ovviamente Tomasini dice che deve tornare a salire. E c'è sempre il pirla che mi scrive, ma non dovevamo essere a 45.000 come se io avessi la bacchetta magica che vi può dire quando e come arriveremo a 45.000. Ci arriveremo. E nello stesso momento in cui uno ti dice ci arriveremo, questo è il momento di comprare, se è una fascia di oscillazione laterale, si sta prendendo un rischio reputazionale non indifferente. Tutti si sono dimenticati ovviamente che nel maggio del 2007 abbiamo mandato un SMS a tutti i nostri abbonati dicendo vendete tutti i portafogli e se ne discute tra qualche anno, cosa che per chi fa una newsletter non c'è niente di più devastante che andare a dire ci vediamo tra 2 anni, perché ovviamente la prima cosa che fa il lettore, dopo che effettivamente vede che crolla tutto, si disabbona al sito e forse ritorna dopo 3 o 4 anni. Però è da 20 anni che scriviamo newsletter, facciamo i pennivendoli di borsa e di faccia ne abbiamo una, siccome è ancora pulita, qualche ragione ci sarà. La valutazione quindi la valutazione, c'è uno che mi dice Tomasini, grande docente, il contango l'ho capito anch'io, grazie. Un altro dice io sinceramente i 45.000 li verrei, non ho capito, negli anni 20. Quindi non vedo nuove domande, stavo vedendo le domande, il margin debt può essere un fattore di vulnerabilità dei mercati? Non lo so, francamente. Ok, perfetto. Allora, andiamo diciamo, alla parte più interessante, che è quella di come io vedo il mercato. Allora, un indicatore che io vedo, seguo molto è la forza relativa del nostro indice sullo Stock Europe 600. Voi vedete che la forza relativa del nostro mercato per il 2015 è sempre stata in crescita. È in crescita tuttora. Quando dico crescita tuttora significa che noi diciamo siamo scesi meno degli altri. Vedete qui in questo caso è il share Mittel sul DAX. Qui abbiamo il share Mittel sempre sull'S&P 500, sull'indice,
E qui abbiamo il MIB 30 sull'All Star, che ve la dice lunga. Io trovo sempre qualcuno che si mette a ridere quando io dico che faccio i titolini, e invece dovrebbe guardarsi questo indicatore che vi dà la forza relativa. Vedete, data 1, cioè qui in alto avete il MIB, S&P MIB 40, e sotto avete il FTSE All Star. Voi vedete che sostanzialmente dal 2002 che i titoli a larga capitalizzazione perdono sull'All Star. Questo cosa significa? Significa sostanzialmente che avete due Italie. Avete l'Italia che produce, che esporta, nonostante tutto quello che faccia lo Stato per ostacolarla e succiargli l'80% degli utili in tasse e non fornendogli servizi infrastrutturali, l'amministrazione della giustizia, la gestione del mercato del lavoro e quant'altro, e avete un'Italia fatta di banche, assicurazioni, baracconi di Stato, che non produce niente, che ovviamente è stata colpita durissimamente dalla crisi. Quindi voi vedete l'indice All Star, che è su un massimo storico, e voi vedete l'S&P MIB, che è su un minimo storico. Quindi c'è una dicotomia che si è acuita durante la crisi tra queste due tipi di Italie. La logica qual è? Sostanzialmente è che uno deve investire su tutto eccetto che sui titoli a larga capitalizzazione, cioè quelli che fanno parte dell'S&P 40. Ovviamente la percezione da parte del pubblico è che quando fai i titolini è una cosa molto più pericolosa che fare titoli a larga capitalizzazione. Non è vero. Se voi guardate l'indice All Star, vi dice che se voi aveste investito in un portafoglio di titoli dell'indice All Star, avreste guadagnato in maniera consistente, mentre se aveste investito nei titoli del FTSE MIB 40 sareste ancora al palo, avreste perso dei soldi. Quindi questo dà un po' il senso di quello che facciamo noi sul report, di sempre operare su titoli a bassa capitalizzazione, quindi media e bassa capitalizzazione, mai toccare titoli a larga capitalizzazione. Andiamo a vedere quello che è successo a livello internazionale. Tutti parlano della Cina, cosa fare della Cina. Allora, la Cina, io al di là di un trade che abbiamo fatto sfortunato su un ETF, abbiamo provato a giocare un rimbalzo, e come sempre quando uno gioca i rimbalzi o gli va molto bene o gli va molto male. Io non sono così negativo sulla Cina, nel senso che ovviamente c'è stata questa falsa rottura dei massimi, falso breakout, la forza relativa è in orizzontale, vedete la forza relativa dell'indice Morgan Stanley sulla Cina, sul Morgan Stanley World Stock, è in orizzontale, nel senso che non abbiamo ancora avuto un minimo di forza relativa, non abbiamo avuto un minimo di prezzi, nel senso che i prezzi sono tornati all'interno di una congestione che durava ormai da 6 anni. Quindi io non ho avuto l'inizio di una tendenza ribassista, che per un investitore in fondi significa che non siamo ancora in una situazione di si salvi chi può. Siamo in una fase di oscillazione orizzontale. La situazione dell'Italia è una situazione orizzontale, non abbiamo ancora una situazione di rialzo della forza relativa sugli indici internazionali, però vedete che se non altro abbiamo smesso di perdere forza su gli altri indici internazionali. In questo caso abbiamo MSCI Italia diviso Morgan Stanley World Stock. Gli USA ovviamente sono sempre a rialzo, nonostante la botta che abbiano ricevuto, ma mi sembra che sia una botta un po' come tipo questa, insomma, sia uno dei dentini del rialzo, questo è l'MSCI USA, che continua ad andare al rialzo. Quindi diciamo, il mondo continua ad andare nella stessa direzione, viceversa, se io vedessi una rottura di questi minimi, allora forse cambierebbe anche il quadro tecnico. Però se voi tirate una trend line, banalmente siamo all'interno di una trend line che continua a essere assolutamente inviolata. Adesso andiamo a plottare il grafico su Paint in modo da poterlo lavorare come faccio io in maniera più rapida. Se voi vedete MSCI USA
La trend line è tutta lì, cioè nel senso che il rialzo è ancora in corso. Titolini, allora andiamo a fare sostanzialmente quello che faccio io, che ha un grandissimo pregio nel farlo assieme. Il pregio è molto semplice, nel senso che se voi volete sapere la direzione di un titolo, non guardatelo sul daily, guardatelo sul monthly. Una buy list per il 90% degli investitori, degli swing trading, si fa con il grafico mensile. Quindi se voi fate il mercato italiano con il grafico mensile, vedete che effettivamente dei titoli a rialzo se ne trovano veramente pochi. Adesso so che flasherà, ma è il modo per capire la direzione di un titolo. Ecco, Amplifon. Amplifon ovviamente è un titolo che è vicino ai massimi storici. Nella stessa situazione dei massimi storici del 2006, quindi uno dei titoli che deve essere seguito con cura. Ovviamente non è da comprare tecnicamente, adesso non stiamo parlando di fondamentali, oggi non parliamo di fondamentali, ma un titolo che deve essere seguito con grande cura. La stessa cosa Anima, vedete Anima? Anima ridendo e scherzando è sui massimi storici, quindi un titolo a rialzo. Ah, qui. Stalli è un titolo sui massimi storici, poi ha perso volume in incremento, un titolo che è fondamentalmente interessante, settore immobiliare, delle costruzioni in ripresa, siamo sul fondo di un barile, un titolo da seguire, ovviamente non è da comprare perché si giocherebbe sul rimbalzo. Atlantia, un titolo sui massimi storici del 2006, da seguire con grande attenzione. Idem Autogrill, se lo guardate sul mensile vedete che è uno di quei titoli che a differenza del nostro indice che è sui minimi e sui massimi storici. Azimut, un altro titolo che abbiamo cavalcato in maniera spudorata. BC Speakers, anche. Banca Generali, Banca IFIS, tutti quelli che abbiamo tradato. Vabbè, questo è un gioco che se volete ve lo fate voi. Io volevo segnalarli a alcune stazioni, visto che sto davanti tutto il giorno al monitor, e vi volevo segnalare la stazione di AF, che è un bottom up, vedete ha fatto il primo coso, ha ricaricato e adesso sta tornando su. Ovviamente sul mensile non è molto bella, ma se la guardate sul daily, qui vedete che c'è area di bottom up, no? Portato via con questa chiusura i massimi precedenti. E un altro titolo che mi piace molto, ma che molto probabilmente non traderemo perché tradare i bottom up è sempre assolutamente pericoloso, è la Doria. Titolo che abbiamo tradato in maniera vergognosa. Se voi notate l'incremento di volume in questa fascia è assolutamente spettacolare. Anche questo triangolino, comprarlo alla rottura dei massimi è assolutamente interessante. Un lettore chiede di Massimo Zanetti Beverage, che non comprerei neanche morto. Quindi si potrebbe fare un'analisi tipo fondamentale, onestamente non l'ho ancora fatta, perché tecnicamente non è un titolo da comprare. E chiede di FCA della Fiat. La Fiat mi è esplosa letteralmente in faccia. Vedete che non si può parlare sicuramente di distribuzione, ma soprattutto negli ultimi giorni di accumulazione. È sempre il solito discorso del reversal, se, come prendere e afferrare un coltello per la lama mentre cade. Ci sono quelli che fanno solo reversal, se non vai a fare reversal, io sono pessimo a fare reversal, non lo compro. È chiaro che se dovesse arrivare a superare questi massimi, mi entrerebbe automaticamente, meccanicamente nella buy list. Ci sono altri. Volevo chiedere sul titolo Cerved. Il titolo Cerved è un titolo assolutamente liquido, sui massimi storici. Adesso analisi fondamentale non ho presente come suo fair value, però è un titolo che tra l'altro mi sa che lo stanno comprando, sicuramente ha
a cavallo di 7 o sopra 7 potrebbe essere considerato per un acquisto. Un Tese Unicredit, no, non si fanno titoli del FTSE MIB 40 perché non si fanno. Siete stati cattivi a comprare Intesa Unicredit e quindi non vi dico niente. Interpump. Allora, Interpump qua. Interpump era un titolo che fondamentalmente era ottimo. Per i miei gusti ha ritracciato troppo dai massimi, anche se ha mostrato dei volumi veramente importanti. Sta facendo con fatica un doppio minimo, secondo me è un titolo che si è riportato sulla sua trend line di lungo periodo. E no, non mi piace. Quando ritracciano così tanto dai massimi non mi piacciono. Poi è chiaro che è stato comprato a piena manica. Però non mi piacciono perché un titolo buono durante un ritracciamento violento come c'è stato come questo ad agosto è un titolo che vi rimane in mano, cioè chi ce l'ha se lo tiene, non lo va a vendere. Allora, Banzai, Renault de Medici, BE, Banca Profilo, mamma mia. Allora, BE. No, BE no, BE proprio tecnicamente è in una congestione mostruosa, no, assolutamente. Banca Profilo mi piaceva e mi piace ancora. Poi da qua che dire che vada su, allora Banzai, uno mi ha chiesto Banzai. Banzai è sui minimi assoluti, lo dice già la definizione. Reno de Medici. Bah, si parla sempre di Opa strisciante, Reno de Medici sui minimi dovrebbe valere 0,40, un ottimo bilancio, è sottovalutata dal 2003 ad oggi, io non so cosa dirvi. È la borsa italiana, bellezza. No comment. Sì, non si può dire che sia rialzo, un bottom up con volumi, si è tenuto sopra questi massimi, manca la volatilità, manca il momentum. Cembre, allora CSP ha avuto un po' una debacle a livello di conti, cosa che non mi aspettavo. Cembre è un titolo che si fa sempre dare del lei, perché sempre sui massimi sta congestionando, chi ce l'ha lo può tenere per il momento. CSP ha scricchiolato, mi dispiace perché ci avevo creduto, ha rotto questo minimo, diciamo non è persa, però è più nel limbo. CSP dei famosi mutui online, che è un titolo che è il numero uno che c'è sul nostro listino, avevamo dato mutui online, sempre che ha fatto la sua porca figura. Avevamo dato CSP, diciamo dei tre che ha, diciamo, mostrato il lato scuro della borsa, è stata CSP. Sì, CSP non è stata, col senno del poi, una raccomandazione eccessivamente brillante. Non è stata molto negativa, ma non è stata, purtroppo è cambiata. Allora, Acotel. AF va su, cioè per il momento ha fatto un bel bottom, se uno ce l'ha da comprare io non la compro, se uno ce l'ha è da tenere per il momento, perché sicuramente se ce l'ha sarà in perdita. C'era un lettore che ne aveva diverse, che mi aveva contattato. Acotel. Sì, non ci sono segnali di momentum, Acotel. Iren ed Acapita, sono gli unici che vanno a rialzo, Iren, io sono cliente di Iren, gli darei fuoco, ma non posso dire che tecnicamente si è messa male, sta rompendo questa resistenza, ancora un 5% rischia di fare veramente un botto all'insù, guardate i volumi. Sì, non è un titolo da comprare, non darei un buy su Iren, chi ce l'ha la può tenere. Dea Capital è un altro di quelli che sta accumulando, vedete, ancora sopra i massimi, finché sta così da tenere. Non lo comprerei mai io, eh.
IRE non lo compro mai perché non ha momentum, non è una tendenza rialzista, non è. Non, Tesmec. Tesmec è uno dei titoli più sottovalutati che c'è nel settore del listino italiano a livello di fair price. Sta accumulando, i volumi ci sono, però non lo comprerei adesso perché non è ancora sopra i massimi, non è ancora sopra i massimi del collocamento. Diasorin De Longhi. Diasorin è stata una bomba. Diasorin tecnicamente, se lo guardate sul mensile, è ancora in rialzo. Finché sta sopra per uno che è rimasto dentro impigliato, è da tenere. Quando si compra Tesmec? Tesmec si compra quando inizia a mostrare volatilità, quando inizia a mostrare momentum, quando esce dalla congestione in cui è imbrigliata. De Longhi. Ah, De Longhi è una bomba. Questa l'abbiamo comprato penso solo una volta. L'abbiamo comprata solo una volta perché ha una caratteristica molto particolare. Vedete le barre come sono tutte frastagliate? Cioè, de facto ha avuto solo questi due mesi di bel rialzo. È un titolo lentissimo. Poi è un titolo che, per carità, chapeau. È passato da 5 a 25. Però tecnicamente non è mai stato un Digital Bros è sui massimi storici, quindi lo dice da solo, è da comprare, è da giocarci, anche se mi sembra che a livello fondamentale sia un po' tirato, però è un titolo che è da comprare. Va bene, diciamo che siamo arrivati alla fine di questo nostro incontro, sono le ore 13, penso che le nostre famiglie ci aspettino tutte. Io ovviamente vi ringrazio, vi do appuntamento a Torino il 10 ottobre, vi do appuntamento al grande corso di uscire in borsa, sia per chi ha già partecipato, per chi deve ancora partecipare, per quelli che sono iscritti al corso di uscire in borsa, ovviamente la prima lezione è il prossimo lunedì. Manderemo le email oggi per l'accesso alla piattaforma, quindi non preoccupatevi. Vi ringrazio, vi do appuntamento per gli iscritti a uscire in borsa lunedì sera e per tutti gli altri ovviamente con la pubblicazione della newsletter settimanale che arriverà nelle vostre caselle di posta elettronica il prossimo lunedì. Un saluto a tutti e buona domenica. È stata una settimana intensa, Presto, penso che ce la meritiamo tutti. Arrivederci.